Ciao ragazzi! Da 2 anni a questa parte, da quando ho aperto il canale L'Inspiegabile, passo gran parte del mio tempo libero a ricercare casi misteriosi in internet, in forum, pagine web che trattano di misteri, guardando altri video su YouTube, eccetera. Di materiale ce n'è parecchio, ma quasi sempre esistono molte teorie che cercano di spiegare il caso in questione, soprattutto quando lo stesso si rende virale e attrae un buon numero di persone. È molto raro, quindi, imbattersi in enigmi così intricati da non aver sollevato quasi nessuna ipotesi plausibile. Dico quasi perché qualche ipotesi in merito a questo caso esiste, ma a mio parere sono più che altro opinioni personali che non hanno richiesto uno studio così approfondito. Parleremo di un canale YouTube nato in Brasile e che poco a poco sta attirando l'attenzione di un numero sempre più grande di persone. Potrebbe trattarsi ancora una volta di un semplice progetto artistico, anche se vi sono alcuni elementi collegati allo stesso che potrebbero farci pensare che nasconde qualcosa in più. Forse un messaggio? Ecco quindi l'inquietante mistero 333.333.333.33. Il canale di cui vi ho parlato nell'introduzione ha come titolo Canal Reptiliano, un nome che ci fa subito pensare agli extraterrestri, ma i cui contenuti, caricati recentemente, non hanno nulla a che fare con questo tema. A prima vista, sembra una semplice raccolta casuale di video perturbanti, video che sono diventati virali in internet, scene cinematografiche tratte da lungometraggi o cortometraggi inquietanti. Insomma, per capirci, avete presente il famoso video del film The Ring? Quello che una volta visto ti avrebbe portato alla morte in 7 giorni. Credo che con questo esempio, anche senza dare un'occhiata al canale, potete capire di cosa sto parlando. Come dicevo, le scene riportate in questi collage sono tratte da video che sono diventati virali, come quella del famoso medico della peste di cui vi ho parlato poco tempo fa, oppure altri video che per la loro stranezza hanno catturato l'attenzione del pubblico. Quello che salta agli occhi nel canale, però, è un elemento molto strano, il primo di quelli che prenderemo in considerazione, ma anche il più importante. La maggior parte dei video del canale Reptiliano, infatti, riportano nel titolo una sorta di codice. 333.333.333.33. Che cosa significhi questo numero? Ancora nessuno è stato in grado neppure di ipotizzarlo. Sembrano numeri inseriti a caso, ma questa insistenza nel riproporli nella maggior parte del video fa supporre che un significato ce l'abbiano. Ma quale? Altro elemento strano, e che potrebbe farci riflettere, riguarda la lingua usata nei titoli dei video. Alcuni sono in portoghese, ma moltissimi altri in russo, in inglese o spagnolo. Un po' come se il proprietario del canale volesse raggiungere un pubblico internazionale. Qualcuno potrebbe pensare per ottenere un maggior numero di visualizzazioni, ma non sembra che la popolarità sia il vero obiettivo di questo youtuber. Quindi, se lo scopo non è la fama, cosa potrebbe essere? Forse la massima diffusione di questi video? Per rendere il tutto ancora più misterioso, c'è un ulteriore elemento che dobbiamo prendere in considerazione. Questo magari può sembrare quasi superfluo. In verità, a mio parere, costituisce un pezzo molto importante del puzzle. Il codice sopra menzionato non è stato usato per la prima volta dal canale Reptiliano. In effetti, nel 2012, circa 5 anni prima che venisse menzionato in questo canale, un altro canale YouTube lo aveva proposto nei suoi unici 2 video caricati, Hands Off e This Is Random. Quello che colpisce ancora di più è che le immagini di questi 2 video sembrano essere state montate con la stessa tecnica usata dall'altro canale. Se ci pensiamo bene e mettiamo insieme tutti gli elementi raccolti fino ad ora, sembra proprio che i 2 canali siano collegati, o forse gestiti dalla stessa persona, e che mettendoli insieme possano dare un significato più ampio ai contenuti in generale. E qui mi fermo. Mi fermo semplicemente perché mancano ancora moltissimi elementi che possano dare un senso a tutto questo. E vorrei che foste proprio voi a potervi fare un'idea. Alcuni hanno parlato di numerosi messaggi subliminali
inserite all'interno dei video caricati, oppure del fatto che le immagini in sequenza siano in grado di riprogrammare le nostre menti. Teoria un po' esagerata, non c'è che dire, ma che diverse persone stanno cercando di portare avanti e difendono a spada tratta. Personalmente, credo che il canale rettiliano non abbia il potere di influire sulle nostre menti, ma non credo neppure che sia stato creato a caso e che non voglia trasmettere nulla. Dietro a progetti di questo genere, è normale che ci sia un significato più profondo, forse unicamente artistico, oppure ancora così insondabile da apparire solo assurdo. Quando scopriremo la verità? E tu? Cosa ne pensi di questi due canali? Cosa significherà quel misterioso codice inserito nella maggior parte dei video? Fammi sapere la tua opinione in un commento. Prima di finire, ti comunico che se questo video dovesse arrivare a 10.000 like, continuerò ad investigare su questo caso. E se ci dovessero essere ulteriori sviluppi, te li racconterò in un altro video. Se ti piace l'argomento, non dimenticarti di lasciare il tuo like. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.